Benvenuti da Arte Resin 101. Per iniziare a usare Art Resin, il primo passo è di preparare lo spazio di lavoro e la vostra opera d'arte. Predisponete gli strumenti che vi serviranno, come per esempio alcuni sacchetti per rifiuti, sostegni per sorreggere la vostra opera, nastro adesivo da carrozzieri, una livella, un contenitore graduato, un recipiente per la mescola, un bastone per mescolare, una spatola, un pennello usa e getta, un paio di guanti usa e getta, un cannello frangibolle Artist Torch, Art Resin, ovviamente la vostra opera d'arte e uno scatolone grande abbastanza per coprirla. Prima di applicare Art Resin, assicuratevi che la vostra opera d'arte sia completamente asciutta. Se la vostra opera è su una grande tela, potreste rinforzarla sul retro con del cartone per evitare che la resina si accumuli al centro. Se la vostra opera d'arte prevede inchiostro, carta o altro che possa sbavare o saturarsi a contatto con la resina umida, vi raccomandiamo di sigillare preventivamente l'opera. Se intendete rivestire di resina i fianchi dell'opera, coprite col nastro il lato inferiore dell'opera per ricevere eventuali sgocciolii. Stendete un sacco per i rifiuti su una superficie piana, appoggiate l'opera su alcuni supporti e accertatevi che sia a livello. Per stabilire il quantitativo necessario, utilizzate il nostro calcolatore della copertura di resina disponibile su art-resin.com/calculator. Alcuni utilizzatori preferiscono riscaldare la resina indurente a bagnomaria prima di misurarla per ridurre la formazione di bolle. Fate solamente attenzione a non permettere all'acqua di raggiungere la resina o l'indurente, in quanto intorbidirebbe la miscela. Indossando i guanti, versate volumi esattamente identici di resina indurente a temperatura ambiente in un recipiente per la mescola. Ricordate di rimettere il tappo giusto a ciascun flaccone una volta finito di versare il prodotto, nero per la resina, bianco per l'indurente. Mescolate a fondo la miscela di resina e indurente per almeno 3 minuti. Mentre mescolate, raschiate bene le pareti e il fondo del recipiente per fare in modo che l'intera miscela si catalizzi correttamente e quindi indurisca nel modo previsto. Se a questo punto vedete formarsi delle bolle, non preoccupatevi, ce ne occuperemo nel quinto passo. Una volta mescolati insieme resina e indurente, avrete circa 3/4 d'ora per livellare la miscela prima che inizi a indurirsi. Se la miscela è più calda dell'ambiente, i tempi di lavoro e di indurimento si ridurranno. Versare e livellare Art Resin a piacere. Se intendete rivestire l'intera opera, iniziate a versare dal centro. Usate una spatola per guidare la resina esattamente dove volete, oppure potete usare un pennello usa e getta per abbellire solo alcune parti della vostra opera. Potete resinare i fianchi con un pennello usa e getta o con la mano guantata, oppure lasciare che formi una superficie liscia. Dopo il livellamento di Art Resin inizieranno a salire in superficie delle bolle d'aria. Consigliamo di utilizzare il nostro cannello Artist Torch per eliminare le bolle e ottenere un risultato perfetto. Basta tenere il cannello a pochi centimetri dalla superficie tenendolo costantemente in movimento più o meno come se steste stirando un panno. Rimuovete eventuali peli o particelle di polvere con uno stuzzicadenti. Coprite la parte per proteggerla dalla polvere e farla riposare per una notte. In circa 24 ore il pezzo sarà indurito al tocco. Dopo 72 ore sarà del tutto indurito. Non scordate che il tempo di indurimento sarà minore in una stanza più calda. Per pulire e riutilizzare gli strumenti usati per mescolare, ripuliteli subito dopo l'uso con un asciugamano di carta. Bagnateli con alcol per massaggi o denaturato e ripuliteli nuovamente per una pulizia a fondo. Se necessario, pulite la pelle con acqua e sapone. Se avete applicato del nastro alla base della vostra opera, rimuovete con cura il nastro non più tardi di 24 ore dopo il versamento. E voilà! Ammirate la vostra splendida creatura!